Benvenuti a Kronos, appunti da un libro. Oggi una bellissima sorpresa perché presentiamo il noir più atteso dell'anno. Allora, Come delfini tra pesce cani, edizioni Salani, è scritto da François Morlupi o Morlupi. Ciao François! Ciao caro, Morlupi, in metà Morlupi. Italiano, metà francese. Un nome fantastico, già affascina. Grazie. Allora, François, italo-francese, informatico, vive e ama Roma, anche se nel suo modo particolare. Ha già scritto degli altri romanzi che sono stati in cima alle classifiche dei lettori online. E poi il grande botto, perché possiamo dirlo, questo romanzo di François è il vincitore del premio lettore, del premio letterario importantissimo Scerbanenko. Come vincere un derby, François? Beh, forse anche un po' di più, dai. Sinceramente penso che sia di più, perché è una grandissima soddisfazione, è un'enorme gioia per me comunque, anche perché, come hai detto tu, siamo partiti un po' dal niente, tra virgolette, no? Abbiamo fatto la nostra gavetta e poi ci siamo ritrovati su grandi palcoscenici. Eh sì. È successo. Ed è molto emozionante. Assolutamente sì. Un grande successo, bellissimo. Senti, prima cosa, ma questo titolo bellissimo, da dove l'hai tirato fuori? Come delfini tra pesce cani, fammi capire. Ma guarda, questo titolo ha una lunga storia, perché siamo partiti con un titolo diverso, o meglio, sono partito con un titolo diverso che la Casalani mi aveva totalmente bocciato, e dunque, pensando a un titolo che potesse essere un po' più accattivante e che potesse incuriosire il lettore, andando a rileggere tutta la mia storia, insomma il libro, mi ha colpito una frase, un botta e risposta che effettivamente c'è nelle prime pagine, che io tra virgolette completamente avevo dimenticato, tra il commissario Ansaldi, che è uno dei protagonisti del libro, e un suo alter ego, un commissario, il commissario Stopparo, che è il commissario del quartiere San Giovanni, che, parlando così un po' del più e del meno, si definiscono entrambi dei delfini in un mondo di pesce cani. E l'ho trovato azzeccato come titolo, anche per la portata, no, del sottotesto, perché poi è molto simbolico, anche siamo un po' tutti delfini in un mondo di pesce cani, dove i pesce cani possono rappresentare un po' tutto, i nostri capi al lavoro, degli amici che ci tradiscono, la società un po' che ci schiaccia con il suo peso. Dunque penso che sia un titolo forte, ma anche ricco di significato. Sì, è bellissimo, sicuramente attraente, quindi azzeccatissimo. Senti, dunque, la storia, assolutamente, la storia, insomma, si parte, diciamo, da un suicidio. Poi si intrecciano altre morti, diciamo, e poi abbiamo anche, se vuoi, due piani temporali diversi di narrazione, e parte questa indagine, e il tuo libro attraversa mondi diversi, cioè dalla quotidianità dei pensionati, della vita normale, al calcio, ai procuratori, alla politica, e in questa vicenda sono chiamati ad indagare i cinque mitici di Monteverde. E qui da te voglio qualcosa di importante, perché veramente sono indimenticabili. Allora, grazie. Dimmi chi sono. Allora, partiamo dal commissario. Loro sono i cinque. Sì. No, sono cinque poliziotti, no, di questo commissariato di Monteverde. Magari spiego anche cos'è Monteverde: è un quartiere vicino al centro storico di Roma, vicino Trastevere e Testaccio, non molto turistico, però residenziale, molto familiare, signorile, dove le persone vivono un po' in una campana di vetro, perché è un quartiere molto tranquillo e molto calmo, ed è per questo che ho voluto, tra virgolette, no, spezzare questa armonia, mettendo in scena, come hai detto tu, questo apparente suicidio di quest'anziano vedovo, solo e solitario. E arrivano sul posto i nostri cinque poliziotti, che sono appunto guidati dal commissario Ansaldi, che è questa che persona... si presenta con uno starnuto, cioè questo è magico. Esatto. Beh sì, perché Ansaldi è il commissario
che ha superato la cinquantina d'età, ha superato anche i 100 kg di peso e soffre d'ansia, di attacchi di panico, no? E dice, uno di noi, uno di noi. Esatto, è uno di noi, è uno di noi, è un omaggio, se vuoi, è un po', rappresenta un po' l'elogio della fragilità, no? È un omaggio a tutte queste persone, quelle persone che si alzano la mattina con un peso non indifferente sullo stomaco. Ho imparato, poi parlando anche con tanti lettori, che tutti noi soffriamo d'ansia, chi più chi meno. E Ansaldi non solo riesce a conviverci con quest'ansia, ma riesce anche ad ottenere ottimi risultati sia dal punto di vista professionale che anche, spero per lui, dal punto di vista personale. Dunque lui effettivamente soffre di questa ipocondria feroce, no? Hai visto, torna indietro ogni volta quando esce di casa 3 volte per controllare se ha chiuso il gas, se ha chiuso la porta di casa. Però il suo migliore amico è il farmacista. E il suo migliore amico è il farmacista, trova la sua unica oase di felicità è appunto è l'amato dei suoi amati pittori del Novecento. Non a caso il suo cane lo ha chiamato Chagall, in onore di un grandissimo pittore. E lui comunque, malgrado tutto e tutti, perché appunto rappresenta alla perfezione, penso, l'elogio della fragilità, no? Una persona che va controcorrente in confronto a ciò che lo Stato, tra virgolette, tenta di veicolarci, o meglio la società, ovvero quello di un essere perfetto sia fisicamente sia mentalmente. Lui con le sue scarpe gialle, vestito sempre un po' così alla bohemia, non vuole per niente apparire, non disdegna nemmeno di piangere davanti agli altri. Le scarpe gialle sono un bel tocco, Le scarpe gialle sono un bel tocco perché lui, che si vede, perché lui pensa gialla. Ma perché lui ha le scarpe gialle? Perché indossa le scarpe gialle? Perché lui pensa di avere dei problemi ai piedi e dunque ha preso le scarpe più confortevoli che esistano, che sono di solito quelle, sai, quelle molto alte, dai colori improbabili, per appunto la pianta del piede. Lui, malgrado tutti questi suoi difetti, arricchisce la società con la sua personalità, con la sua sensibilità, perché poi è un uomo molto molto sensibile, e guida con mano ferma il commissariato, e da cui dipendono, no, 4 altri poliziotti. Abbiamo il più alto in grado dopo di lui è la vice Eugenie Loi, che è una delle testimoni di tutte queste vicende, descrive un viso insondabile e robotico, personaggino. Se ti ricordi, se gli altri colleghi la descrivono come una portatrice sana di disperazione, no? Se fosse esatto, stato un caffè sarebbe stato amaro, senza zucchero. E lei è una donna che ha superato la trentina, italo-francese, che ha questo difetto, nel senso che non riesce a dimostrare i propri sentimenti, dunque risulta molto molto introversa, ed è, tra virgolette, tra i 5 poliziotti sicuramente la più dotata dal punto di vista dell'intuito e dal punto di vista delle qualità di poliziotto. Poi abbiamo i due ragazzi, bella, due uomini, no, sul campo. Prima parliamo della bella, la bella abbiamo Eliana Lerami, che è l'ultima arrivata, questa ragazza, questa poliziotta fresca d'accademia, 25 anni, 26 anni, bella, bionda e brava, e che ha come unico obiettivo quello di diventare commissario, costi quel che costi, e che vive suo malgrado ancora con i genitori, con la nonna, e che rappresenta un po' la generazione di 1000 euro, no? Questa generazione che non riesce, tra virgolette, ad avere una vita indipendente, ad avere una casa, per tutti quei motivi che conosciamo, ahimè, tutti noi. E poi, mitici, ci sono i Ringo Boys. Esatto, abbiamo i Ringo Boys. In particolare del mitico di Chiara. Abbiamo i Ringo Boys perché sono soprannominati così, no? Per il colore, ricordate, della nota marca di biscotti, perché abbiamo appunto da un lato William Leoncini, questo ragazzo di colore, adottato da una coppia di italiani, che ha superato la trentina, bellissimo, tombeau de femme, dal fisico scultoreo, che ha una particolare passione per la storia del Novecento e la storia del nazismo. E poi dall'altro lato abbiamo il suo miglior amico, tra virgolette, Roberto Di Chiara, dunque poliziotto italianissimo, bianco, anche lui ha superato la trentina, però al contrario di Leoncini lui non è un tombeau de femme,
è alla ricerca incessante dell'amore, quello con la A maiuscolo, è chiamato, sarebbe definito a Roma un bambacione, ovvero un poliziotto un po' credulone, che è rimasto un po' bambino, un po' adolescente, dunque tifosissimo di calcio, che ha questa passione. Parliamo dei suoi hobby, ma scusami, adesso tu descrivi. Che ha questa passione per il cinema coreano, sottotitolato. Ma sei tu? Ma dichiara, sono sei io. Tu, François, ma, sei sì. tu. Guarda, allora, c'è, cinema c'è un po' coreano. Di personaggi. Sono la Roma, la febbre del derby, la pizza, com'è che mangiate la sono pizza io. Tu e di Chiara? Cioè, con le salsicce, venerdì, com'è? Con la pizza cicoria e salsiccia, certo, quello è evidente, sì. Ma c'è un po'... Allora, io sono in tutti i personaggi, forse soltanto in Alerano non ci sono, però negli altri quattro ci sono, ho voluto dare loro un pizzico, un tocco della mia personalità o un po' delle mie passioni. E di Chiara comunque con... il suo guardiarsi perennemente la pancetta che cresce, il suo contrastare questa stempiatura sempre più evidente, sono sicuramente un po' io, no? Questo l'ansia del capello che cade sul cuscino la mattina, com'è? Esatto, ce l'hai anche tu? Esatto, ce l'ho anche io, sì, probabilmente sì. E questi sono i miei cinque poliziotti che, come sicuramente hai notato, non sono dei supereroi, no? Non sono né neri né bianchi, sono grigi, hanno tante qualità ma altrettanti difetti. Ho voluto raccontare una certa normalità, una certa quotidianità. E sì, infatti ci si ritrova. Anche... Esatto, e ho voluto raccontarli anche al di fuori dell'aspetto professionale e raccontare comunque, far conoscere ai lettori anche la loro vita privata, le loro passioni, i loro problemi e tutto ciò che ne consegue. Infatti è molto bello questo intreccio di indagine, di situazioni anche molto drammatiche che emergono dal racconto e poi in fondo questa quotidianità anche veramente molto spassosa dei tuoi personaggi. E c'è un altro personaggio, perché... François, sì. Che è Roma. Cioè, sì, tu guardi certo. Roma sicuramente con occhio d'amore, ma anche ironico, perché ci sono delle cose, dopo te ne chiedo una che mi fa morire. Io sono milanese e c'è stata una frase che mi ha fatto morire dal ridere. Allora, sicuramente il sesto protagonista, a tutti gli effetti, la sesta protagonista è Roma, no? Perché comunque, se ci hai fatto caso, non è né vittima né testimone, ma proprio agisce, interagisce con l'indagine, con i cinque protagonisti, e i cinque protagonisti devono capire appieno Roma per poter andare avanti e proseguire step by step nell'inchiesta. Io descrivo la Roma che ovviamente che conosco, la Roma in cui vivo tutti i giorni, ed il mio è un po' un canto d'amore, e appunto perché sono innamorato di questa città molto spesso sono critico, perché se ci fai caso sono molto critico nei confronti del degrado a cui stiamo assistendo noi romani da svariati decenni, e l'unica arma che oramai abbiamo per non partire da questa città, non andar via, perché Roma è una città, come dico sempre, che è capace di farti passare, no, dall'inferno al paradiso o viceversa in un solo secondo, è capace di farti rimanere ore e ore nel traffico e tu non sai nemmeno perché, e poi come a volersi scusare ti fa passare davanti al Gianicolo e davanti al Colosseo. E una delle armi che abbiamo noi romani per non andar via da questa città e per non farsi il sangue troppo amaro è l'ironia, l'autoironia, che ovviamente nel libro c'è, ce n'è tanta, perché è una chiave di lettura che penso che sia veritiera, che è comunque uno strumento che noi utilizziamo qui a Roma per, tra virgolette, mangiare alcuni rospi che mangiamo tutti i giorni, ecco. E per essere comunque allegri come siete, insomma. Ma raccontami una cosa, sì. Dimmi che cos'è, mi ha colpito sì. questa frase, che cos'è il sorpasso alla romana? Il sorpasso alla romana è un sorpasso che dove non si con una mano si tiene il telefono e con l'altra mano si supera anche sulla destra senza alcun problema, magari evitando un pedone all'ultimo secondo, e dunque è questo il classico, e di Chiara del resto, come se ci
se lo leggi, se l'hai letto nel libro, guida molto spesso così, no? Per la gran paura di Leoncini, per la gran paura di Ansaldi, che ogni volta si, come posso dire, si aggrappano alla portiera impauriti, perché effettivamente oramai ci accorgiamo noi romani che passiamo più tempo forse in macchina che a casa. Esatto, infatti Di Chiara guida così e poi è abbonato a mille radio sportive dove, certo, mentre ovvio, guida, sì, dove, mentre fa l'indagine, per passare tempo, va a ovviamente. Parlare. Certo, è così. Ho voluto raccontare ciò che noi facciamo veramente tutti i giorni, insomma, senza essere dei poliziotti, ma semplicemente dei cittadini di Roma. Bellissimo. Senti, ma per noi che ci appassioniamo ai 5 di Monteverde, stai già scrivendo qualcosa? Hai qualcosa in testa? Sì. Mi sembra che tu abbia già qualcosa di molto solido, no, per noi. Sì, certo, perché comunque il libro è andato molto bene, come hai detto tu, Carla, siamo stati per mesi tra i 20 più venduti d'Italia, il libro ha conosciuto un gran successo, abbiamo vinto recentemente il premio Scevanenko e c'è tanta attesa per un seguito, anche perché c'era già prima di questo successo l'idea di una serie per seguire un'evoluzione o l'involuzione dei 5 di Monteverde. Pertanto l'anno prossimo, inizio anno 2022, uscirà sicuramente il seguito, un'altra inchiesta che risulterà molto più, questa volta molto, ancora più difficile e anche con un pizzico di violenza in più. Quindi ci aspetta un 2022 con i 5 di Monteverde, eh? Sì, sicuramente sì, assolutamente. Molto bene, allora però nel frattempo, François, prima di salutarci, ricordiamo Come delfini tra pesce e cani di François Morlupi, edito da Salani. Veramente un intrigo grandioso, una grande realtà, dei personaggi straordinari e anche molto spassosi. Diciamolo, perché quando leggiamo vogliamo leggere cose importanti, ma vogliamo anche divertirci. E questo libro è proprio, come dire, una sintesi di tutto questo. Vorrei leggere quello che dice François di te e di questo libro, Pier Giorgio Pulixi, che insomma... è lui. Sì. E dice: Non è semplice trovare in un giallo una miscela perfetta di umorismo, scorrevolezza e tensione narrativa. Morlupi ci è riuscito, regalando ai suoi lettori una galleria di personaggi indimenticabili. Non si può che essere d'accordo. E con questo ti saluto e ti ringrazio, François. Grazie mille. Grazie a te, Carla, e grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima! E Cronos vi dà appuntamento al prossimo libro.